Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono di nuovo nella mia solita postazione, però in realtà è un caso, semplicemente perché il mio compagno ora è nell'altra stanza. Quindi io mi sono messa qui e ho pensato di fare un video per farvi vedere tutti i miei giochi in scatola. Questo mi sembra il momento più adatto per fare questa tipologia di video. Dobbiamo tutti restare a casa, ormai lo sappiamo benissimo. Mi raccomando, restate a casa perché più state a casa e più ci sono le possibilità che questa emergenza si risolva. Magari ci vorrà un po' di tempo, però poi potremo finalmente uscire senza la paura di essere contagiati o di contagiare gli altri. Quindi mi raccomando, restate a casa. Fra tutte le attività che si possono fare da casa, sappiamo che ci sono anche i giochi in scatola. Io li ho un pochino rispolverati perché tempo fa li facevo con il mio compagno, poi avevamo un po' abbandonato la cosa, ma adesso ci sembra anche una buona occasione per ricominciare a fare questa tipologia di attività, perché comunque è carino, permette di stare insieme e di divertirsi. Però, siccome i miei giochi in scatola sono tantissimi, non mi voglio perdere in chiacchiere e comincio subito a farveli vedere. Partiamo dal primo, che è forse uno dei classici, che più classici di così non si può, che è il gioco dell'oca, che tra l'altro avevo trovato in una rivista, quindi non ce l'ho nemmeno nella scatola, ce l'ho proprio così, in un sacchettino trasparente, ma il gioco dell'oca è proprio quello classico. Io direi che un gioco più classico di questo forse non c'è, però permette di passare comunque quei 20 minuti, mezz'ora in compagnia. Poi un altro gioco che ho addirittura in due versioni è il Cluedo. Questo è il Cluedo tascabile, quindi a volte me lo porto in vacanza, perché è veramente piccolino. Sapete che il Cluedo consiste nel trovare l'assassino, c'è un delitto, ci sono degli indizi, delle stanze, praticamente si fa un'indagine e si deve trovare l'assassino, tutto ovviamente seguendo un percorso su un tabellone. Questo è quello piccolino, quindi ha tutto in formato mignon, quindi il tabellone è piccolino, le pedine sono piccoline, quindi bisogna anche stare attenti a non perdere i pezzi. E poi ho anche il Cluedo grande. Eccolo qua, addirittura il Super Cluedo, quindi questa è nella versione, diciamo, classica. È un gioco comunque che mi piace molto perché è un giallo, bisogna trovare l'assassino, c'è il delitto, quindi è molto carino secondo me. Poi un gioco che facevo tantissimo da piccola è la Pantera Rosa. Questo è praticamente un gioco fatto con delle carte che vanno messe su un tabellone e lo scopo del gioco è liberare la pantera rosa che è stata chiusa in una gabbia. Quindi si pescano delle carte, si vanno a collocare sul tabellone e si deve poi formare una chiave completa per poter aprire la gabbia. È anche questo un gioco molto carino che vi fa comunque passare quei 20 minuti, quella mezz'ora divertendovi. Questo mi ricordo che lo facevo tantissimo quando ero piccola anche con mio nonno, quindi è un gioco molto molto vecchio. Non so nemmeno se esiste ancora, però ne ho un bel ricordo. Comunque ho un ricordo legato a un momento che passavo con mio nonno. Un gioco classico, quasi come il gioco dell'oca, è la battaglia navale. Questa è la battaglia navale, vi faccio vedere solo la scatola senza aprire tutti i giochi, altrimenti il video verrebbe lunghissimo. È inutile che vi spieghi in che cosa consiste la battaglia navale perché penso che lo sappiano tutti. Questo è un gioco che io facevo meno spesso perché devo dire che mi divertiva meno, però qualche volta ci ho giocato anche con questo. Poi un altro gioco che mi piaceva tantissimo è il gioco dei puffi. Lo facevo quando ero piccola, questo perché è proprio per bambini, quindi questo non è sicuramente un gioco per adulti, però l'ho conservato per ricordo. Voi con le pedine dei puffi che sono qua dovete far fare tutto il percorso, quindi tirare il dado, fare il percorso all'interno della casa e poi arrivare all'uscita. Sicuramente c'erano anche degli ostacoli poi all'interno del percorso, però sono passati quasi 40 anni dall'ultima volta che ho fatto questo gioco, quindi non me lo ricordo alla perfezione, però mi ricordo che da piccolina comunque mi piaceva. Poi un altro gioco classico che facevo tantissimo quando ero alle elementari, anche con dei compagni delle elementari, magari, era Indovina chi. Questo è un altro gioco classico, dovete indovinare il personaggio, quindi dovete chiedere se ha il cappello, se ha i capelli lunghi, se ha gli occhiali, eliminare tutti quelli con gli occhiali, ad esempio se il personaggio non li ha, fino ad arrivare all'ultima pedina che rimane in piedi e che corrisponde al personaggio. Questo è un gioco veramente classico che però io facevo quando ero alle elementari. Poi un gioco che mi piaceva tantissimo e che non so se è tanto diffuso è questo, che si chiama 27.
Questo praticamente è un gioco che assomiglia un po' al Monopoly, anche se è molto diverso, perché comunque non bisogna acquistare case o cose del genere. Però bisogna tirare il dado, ci sono dei soldi finti, ovviamente, che vanno spesi, che vanno ritirati in un certo modo, ha a che fare con il giorno in cui si riceve lo stipendio, perché il 27, il titolo del gioco, corrisponde proprio a quello, ma mi ricordo che mi piaceva tantissimo. Diciamo che è una sottospecie di Monopoly con molte, molte differenze. Poi un gioco della mia epoca, perché questo è proprio un gioco della mia epoca, è Il pranzo è servito. Il signore che vedete qui, lo dico per le nuove generazioni, è Corrado, che faceva appunto questo gioco, Il pranzo è servito. Forse su YouTube trovate qualche spezzone, qualche vecchia puntata. E corrisponde proprio al gioco televisivo, quindi si doveva andare a creare un pasto completo con primo, secondo, contorno, frutta, dolce. Ogni pasto dava un punteggio, poi alla fine si andava a vedere quello che aveva ottenuto il punteggio migliore. Poi c'erano anche dei giochini da fare, delle prove particolari, insomma, questo è proprio un gioco davvero della mia epoca perché è un programma televisivo che facevano negli anni 80 che poi non hanno più fatto. Un altro gioco legato ad un programma televisivo, ma decisamente più conosciuto perché lo fanno anche adesso, è Chi vuole essere miliardario. Adesso è diventato milionario, però qui c'è scritto miliardario perché io lo avevo comprato quando c'erano ancora le lire. Invece poi siamo passati all'euro e hanno cambiato il titolo del gioco, però io lo avevo comprato prima e quindi c'è miliardario. È proprio il classico gioco televisivo, quindi non vi sto a spiegare neanche troppo perché sono sicura che lo conoscete, dovete rispondere a delle domande e salire nella scaletta dei guadagni, diciamo così, delle vincite. Anche questo è molto carino, ma è veramente proprio uguale uguale al gioco televisivo. Questo invece è Pictionary, il gioco delle parole schizzate. Questo mi piace tantissimo, ma non posso farlo col mio compagno perché il minimo di giocatori è 3 e noi siamo in 2 e quindi non si può fare perché si fa a squadre. Praticamente fate un percorso, dovete disegnare delle parole che poi l'altra persona deve indovinare. Ovviamente vince chi ne indovina di più. Questo è un gioco che ho fatto pochissime volte proprio perché pochissime volte ho avuto l'occasione di essere in una compagnia di persone che avessero voglia di fare un gioco da tavola, eccetera, eccetera. Quindi, siccome di solito i giochi da tavola li faccio da sola col mio compagno, quelli che non hanno un minimo di 2 giocatori ma ne hanno di più non sono fattibili, non sono praticabili. Comunque è un gioco carino da fare se siete almeno in 3. Lo stesso discorso vale per questo che è Visual Game, un altro gioco simile in cui bisogna disegnare delle parole e indovinarle. È un gioco a squadra, si fa un percorso, ci sono ovviamente dei punteggi, vince chi ne indovina di più, però anche questo ho potuto farlo pochissime volte perché siamo in 2. Ma è un gioco che comunque vorrei fare, magari quando sarò con la mia famiglia, anche magari nelle feste di Natale. Adesso vado molto più avanti perché il Natale è lontano, però potrebbe essere una cosa carina, sicuramente un'occasione per essere un pochino più di persone per poterlo fare, giusto per non lasciarlo sempre chiuso dentro l'armadio. Comunque questo è un gioco che mi piace molto, ma come vi dicevo non lo posso fare perché il minimo di giocatori è 3. Poi un gioco molto strano che mi hanno regalato quando ero piccola è questo, che si chiama Press Up. Praticamente all'interno c'è questo quadrato con delle pedine che bisogna andare a pressare, proprio come dice il nome. Una persona sceglie il rosso, una persona sceglie il blu, non mi ricordo qual è la funzione del giallo, perché l'ultima volta che ho fatto questo gioco veramente ero una ragazzina, e praticamente vince chi riesce a pressare tutte le pedine del suo colore senza andare ad intercettare con quelle dell'altro colore. Però non ve lo so spiegare benissimo perché ne ho un ricordo veramente molto molto vago. Comunque è un gioco che ogni tanto questo facevo insieme a mia mamma. Poi un gioco che mi piace moltissimo e che facciamo davvero spesso col mio compagno è Mind Trap Visual. Praticamente sono dei piccoli enigmi da risolvere. Voi dovete fare un percorso sul classico
classico tabellone, tirare i dadi, pescare delle carte. Ogni carta descrive un piccolo enigma che voi dovete risolvere. Se ci riuscite, ovviamente andate avanti, altrimenti poi tocca all'avversario. È carino, ci sono dei giochi di logica, ci sono dei piccoli delitti che vengono descritti e voi dovete indovinare chi è l'assassino. Poi ci sono delle immagini che dovete indovinare, non è facilissimo perché magari viene zoomato un particolare di quell'immagine, quindi non è facilissimo capire di che immagine si tratta. Insomma, è molto carino, questo è stimolante, stimola proprio il cervello. Secondo me sono quei giochi che tengono la mente allenata, quindi questo lo faccio sempre volentieri. Poi un gioco famoso che mi piace tantissimo è questo, Trivial Pursuit. Questo è un gioco che col mio compagno faccio molto spesso e vince sempre lui, tra l'altro. Vabbè, comunque è così. Bisogna fare un percorso, vi faccio magari vedere un attimo dietro. Qua vedete il tabellone fatto in questo modo, spero vediate qualcosa. Fate tutto il percorso. Ci sono delle domande in varie discipline, come ad esempio scienza, letteratura, cinema. Voi rispondete, se indovinate, andate a riempire, diciamo, una rotellina che corrisponde poi alle varie lauree che potete andare a prendere, e quando avete completato questa rotellina avete vinto. È un gioco molto stimolante, culturale sicuramente, perché ci sono un sacco di domande culturali, però anche comunque domande di attualità, domande di cinema, quindi secondo me è molto bello questo. Poi mi sono tenuta per ultimo questo, che non è un gioco in scatola, però ho voluto inserirlo lo stesso perché fa parte di tutti quei giochi che in questo momento si possono fare perché dobbiamo restare a casa. Qui c'è sia la dama che gli scacchi. Questa è una scatola di legno che adesso io non apro perché altrimenti si rovescerebbe tutto sul pavimento, però all'interno ci sono le pedine della dama e gli scacchi. Io non sono molto brava a giocare a scacchi e nemmeno a giocare a dama, però sono comunque quelle cose che ogni tanto, per passare magari un pochino di tempo, col mio compagno faccio. Sicuramente il gioco degli scacchi non è un gioco in scatola ed è anche un gioco abbastanza di spessore, perché quando uno è capace e ci gioca bene, ha delle strategie veramente sofisticate ed elaborate, quindi non voglio assolutamente banalizzare il gioco degli scacchi, però ho voluto farvelo vedere in questo video perché fra tutte le cose che potete fare a casa, sedute ad un tavolino con la vostra famiglia, sicuramente anche la dama e gli scacchi ci possono stare benissimo. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete qualcuno di questi giochi che vi ho fatto vedere, oppure se ce n'è uno che è il vostro preferito, che sono curiosa. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.